Nello splendido scenario del Teatro Garibaldi e davanti a un'attenta platea è stato presentato il libro Aneddoti vecchi e nuovi, scritto da Giuseppe Asaro ed edito da Libridine. All'incontro, patrocinato dalla città di Mazara del Vallo, sono intervenuti, oltre all'autore, l'assessore alle politiche comunitarie Vito Ballatore e il giornalista Salvatore Giacalone. Nel corso della manifestazione, Girolamo Cristaldi ha letto alcuni brani del testo. Giuseppe Asaro, l'autore, è nato e risiede a Mazara del Vallo. Laureato in giurisprudenza, ha lavorato in uno studio notarile e successivamente presso un istituto bancario nel quale ha rivestito per diversi anni il ruolo di direttore. Ha curato una propria rubrica per il periodico quindicinale L'Opinione. Con il suo lavoro, l'autore si propone di non far perdere memoria di quanto raccolto attraverso la narrazione di diversi profili di personaggi mazaresi, storie e aneddoti. Il libro nasce per volontà di una carissima persona defunta alcuni anni fa, la signora Fina Pepitone, che mi ha invogliato a pubblicare e poi a raccogliere in una raccolta i vari aneddoti che riuscivo attraverso varie persone di Mazara a venire a conoscenza. E quindi poi già una prima stesura di questi aneddoti c'era stata nel 2007 in occasione del Gran Gala della Cultura. Ora altri amici mi hanno invitato a continuare a scriverne altri e a pubblicarli. Ora l'editore Libridine mi ha convinto a fare questa nuova raccolta di aneddoti. Come ho sempre detto fin dall'inizio, il motivo principale è quello di regalare un sorriso a chiunque di noi. Certo ci saranno degli aneddoti che fanno riflettere un po' amare, ma lo scopo principale è quello di fare ridere. Ce ne sono alcuni in cui sono stato direttamente protagonista, come Furbizia Senile, dove un vecchietto in uno studio notarile dove io lavoravo. Insomma, è meglio che lo leggiate. E poi ce ne sono altri, ce ne sono due di carattere un poco erotico, che però hanno un fondamento di verità perché sono effettivamente accaduti questi fatti. E di cui uno di questi due racconti è stato un mio amico scrittore di Siracusa, Aurelio Caliri, mi ha convinto a dare uno di questi aneddoti che è stato pubblicato sull'antologia Eros, stampato dallo stesso Aurelio Caliri con raffigurazione di Salvatore Fiume.